La Pasqua 2020, come ogni ricorrenza di Pasqua, ha la sua Quaresima. Questa Quaresima 2020, vissuta in questo periodo storico nostro, con le malattie, col coronavirus, con quello che è l'uomo oggi, l'uomo del 2020 in questa Quaresima, Eccellenza. Beh, certamente non possiamo fare a meno di guardare e vivere questa realtà che in questo momento tutti ci interpella. Tutti siamo, come dire, presi anche da ansie, angosce, paure. Qualcuno poco fa mi diceva che anche la nostra città, la nostra Lamezia, in questo momento è un po' spettrale perché non c'è la gente che solitamente incontriamo, perché molti per paura stanno rinserrati un po' nelle case. Anche in questo senso si obbedisce a quello che ci è stato chiesto, proprio per evitare, come senso di responsabilità. Ora, in questo quadro di, direi un po' surreale per certi versi, cerchiamo proprio di vivere questo tempo, il tempo della Quaresima, che è un tempo per noi cristiani, anzitutto di interiorità, cioè redi in te ipsum, direbbe Sant'Agostino, rientra in te stesso. Ma la liturgia stessa, nel mercoledì delle ceneri, proprio ci suggeriva proprio questa dimensione, proprio di guardare sempre più nel segreto, nell'intimo, e nell'intimo cercare proprio di ascoltare una parola, una parola differente, quello che vivremo anche la prossima domenica. Ascoltate il Figlio mio, l'eletto, ascoltare il Signore Gesù, quindi il tempo della Quaresima è il tempo in cui rientriamo in noi stessi e ascoltiamo questa parola, che è una persona da cui lasciarci proprio interpellare. Ecco, allora questo tempo di, come dire, di mancanza di rapporti, di relazioni, così come normalmente noi facciamo, sia veramente un momento favorevole per riflettere, per meditare, per pensare e andare oltre, scoprire nell'intimo, nel profondo, che c'è qualcosa di più, che c'è qualcosa di più che sicuramente dobbiamo fare per avvicinarci umanamente, cristianamente.